Buonasera ragazzi e ben ritrovati. Io sono sempre il vostro mitico Sandro Stark e questa sera ci troviamo sulla seconda parte di Slender, anzi di Haunt, The Real Slender Game, ragazzi. Io direi non c'ho bisogno di presentazioni e nient'altro, quindi andiamo subito a prepararci a cambiare le mutande in continuazione. Io direi ragazzi di andare subito a controllare le mappe, quelle che stavano nelle bacheche durante. Quando sta, cazzo? Già l'ho incrociato. Mi serve una cazzo di bacheca. Eccola. Allora, io sono qua. Voglio andare. Ecco, io voglio andare in quella foresta. Quella cosa sembra tipo un tronco dello steccato. Non mi dice che cos'è, no. Non mi dice una merita ceppa. Quindi io direi, vabbè, di andare. Riguardiamo la mappa. E io sto lì. Di qua prima di girare, perfetto, prima di girare a sinistra, a sinistra. Io nel mentre ho perso completamente la cognizione dello spazio. Che cazzo? Come cazzo ho fatto a finire qui alla casa? Lo vedete anche voi che ci stanno due lì dentro? Io non l'avevo mai visti. Cazzo sono? No, stiamo a capire. Qui ci stanno due persone. Ci stanno due persone che stavano a litigare qui, oh. Non mi ritrovo sbucati da qualche parte nella morte. Che altro abbiamo trovato? Una chiave. Lookout key. Allora, questa è l'ultima stanza, quindi adesso ci deve essere forse qualcosa qui. Io sono sicuro di questo. Infatti, sono forte. 11 fogli restanti. 0 vite di Alessandro rimanenti. Bloccato, perfetto. Allora, se ci stanno tutti questi alberi a proteggere qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa da proteggere. Eccolo! L'ho trovato, che cos'è? Un faro, una torre. Probabilmente arriverò in cima e morirò. Saliamo le scale tutti insieme. Oh! Pagina, Project Hunt, preso. Però si tende ancora e andiamo su. Soli, ebbete! Una torre che non finisce più di andare su, ragazzi. È proprio. Ah, è finita. Dai, è grande, capitano ovvio. Dove siamo? Beh, questo è un bel posto dove mirare l'orizzonte. Oh, dove ho trovato? Vai, qua, andiamo per di qua. Non so dove sto andando, ma andiamo per di qua, mi ispira. Pensate di qui con la vostra fidanzata o col vostro fidanzato, amore, trascorriamo un bel fine settimana. All'insegna della desolazione, della paura e della morte. Io direi si iscriverebbero a miliardi per fare una cosa del genere. Ci siamo, ragazzi? Eccoci qua. Allora, Sandro Stark sta per entrare nella casa del Grande Fratello Slenderman. Attenzione! Attenzione! Bravo! Porca troia, dov'è? Sta qui, me lo sento. Non lo vedo, io mi giro dove non lo vedo. Andiamo, guardiamo fuori dalla finestra. Oh, guarda che bello! Pare che se n'è andato via. C'è niente. Che cazzo mi serve questo posto? Cioè, spiegatemi. Detesto io queste cose. No, non c'è niente. Oh! Via, scoppo, Cristo! Fermo, 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 fermo così.
Mannaggia la puttana. Lui sta lì, non si muove perché non è cretino. C'è una preda pronta qui, perché si dovrebbe spostare se sa che l'unica uscita è quella? Io non lo guardo. Io lo sapevo. Per forza. Che cazzo. Allora, no, andiamo, allora. No, ti devi aprire anche tu, forse ci siamo capiti. Quando passa Sandro Stark si devono aprire le porte tutte quante. Allora. No. Qui. No, vabbè, cazzo, sta lì. Quindi mi serve per forza la chiave quell'altra. La chiave quella che sta sopra la torre. Che pizza. E qui voglio andare là. Voglio andare a questo pezzo qui, questo coso lungo. Andavo qua, quindi io devo proseguire per questa strada e me lo troverei sulla sinistra. Teoricamente. Molto teoricamente. Dove sono? Dove sono? Che cazzo c'è qui? Rifiuti tossici. La paura. A cercare. Guardate che. Cioè, avete proprio la cosa, la fantasia di un. Di uno stercolaro. Guarda che la luce fa la testa e i segni fanno il corpo di Slenderman. Andiamo. Non ci vorrei entrare, ma ci entro. Non ci vorrei. Con due! No, qui è la morte. Quanto posso durare in una cosa del genere io? Eccola! Trovata! Evviva! Alessandro è più vicino alla morte! Yeah! Yeah! Ce l'ho fatta. La follia pura. Qui che ho trovato? Un'altra casubola. In questa devo trovare per forza qualcosa. Eccola. Me ne mancano 10. Quindi su 12 ne ho prese 2. Mazza, forte. Ehi là. Ehi là. C'è nessuno? Eccola. La Madonna. La Madonna. E c'è Slenderman qui da qualche parte. Noi camminiamo avanti tranquilli. Come se niente fosse. E dobbiamo cercare qui la pagina che sta da qualche parte. Qui attaccata a qualche. Eccola. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. Mi sta facendo male la schiena. Un coso illumina. Che cos'è questo? Una radio con un foglio sopra, che voce di culo. Pagina. Come del bike. Vieni. Io intanto. Io non so se voi li sentite, ma. Che cazzo è? Via, scappa. Scappa, io non so se. Porca troia, vattene. Porco due. No. Via. E c'è Slenderman da qualche parte. C'è Slenderman laggiù. C'è Slenderman laggiù, l'ho visto. Quindi lì giù non ci si può andare. Ci riprovo? Io sento delle cose inquietantissime che voi non sentirete mai, perché. Dove cazzo è? Basta, io vado di qua, ho deciso. Deciso? Non corro. Sta sempre lì. Cazzo io. Allora vado di qua.
Allora, aspetta, devo ricapitolare. Illumino! Ah, io vado. Porco due, vado di qua. Vado di qua, deciso. Io sento tutte voci, ragazzi. Voi non capite quello che sto sentendo io. Voi non lo capirete mai. Vedo delle sagome. Ho paura. Ho tanta paura. Non so dove mi trovo. Sto finito addosso a cose e sento tutte voci io per le orecchie. Probabilmente sarà l'ultimo punto che troverò. Dall'ultima pagina che avrò. Ecco fatto, io lo sapevo. Sto prendendo un infarto di proprio. Ma proprio lentissimo. Ecco lì la vedo la pagina. Ma proprio un infarto lentissimo. Ma proprio di una lentezza che poi non capite. Io salvo. Ecco fatto. Perfetto. Mancano 5. Sandro Stark è morto, ragazzi, eh. Comunicatelo ai miei genitori, direi che io ho voluto bene e che lascio tutto a nessuno. Tutta roba mia che mi porterò con me nella tomba. Non posso neanche cadere nella morte. L'ho visto, io come cazzo esco adesso? Buttati di sotto! Tanto adesso sta fermo lì, io lo so. Guarda, poi ritorno indietro. Guarda, mamma lontano. Poi mi avvicino. Porca puttana, che quando questo è bastardo su Slenderman, perché ti aspetta. Sai che c'è un unico punto di fuga e ti aspetta. Sto schifo, ho perso. Andare qui sopra al tetto, lontano su nebbiosi monti gelati, in antri oscuri e desolati. Me posso buttare? You fell to the. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Ma vaffanculo! Che insoddisfazione. Io direi che per questa sera è tutto, cari ragazzi, amici miei. Il vostro Sandro Stark vi saluta. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e mettete mi piace qui sotto. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e io lascio in descrizione il link della pagina Facebook. Sandro Stark vi saluta, vi vuole bene e vi auguro buonanotte, ragazzi. Ciao a tutti, ciao ragazzi, al prossimo video.